raccoglie la gran parte dei soggetti giuridici che diciamo sono coinvolti nella veicolazione dell'offerta sociale. Questa è una fondazione che è stata voluta solo da una parte, ma che in realtà è di tutti e quindi come tale deve essere percepita, e vorrei che fosse percepita da coloro che se ne possono in qualche maniera servire. Mi riferisco a coloro che hanno bisogno di un supporto sociale a qualsiasi titolo. Così il primo cittadino presenta il nuovo strumento di welfare generativo, unico in Italia, che vuol fare di Arezzo una città che pensa e che fa il sociale del futuro, ossia la Fondazione Arezzo Comunità. Si tratta di una struttura innovativa, pensata per favorire la partecipazione, trasformando radicalmente il rapporto tra istituzioni e terzo settore. Abbiamo già 20 realtà che hanno aderito al progetto, quindi 20 soci, dalle strutture più organizzate a delle piccole realtà che però importantissime, che con gli interessi di persone che hanno disagio, che hanno bisogno appunto di essere messe in rete. Il nostro scopo quale sarà? Soprattutto quello di cercare di mettere insieme queste realtà, ma anche noi ricevere da queste realtà un contributo per quanto si può e si vuol fare per questa città nell'ambito del sociale. Ed in questo momento particolare la Fondazione è pronta a rispondere concretamente anche alla richiesta d'aiuto del popolo ucraino. Assolutamente sì, siamo in un momento storico molto particolare, è cominciata pesantemente una migrazione dall'Ucraina verso il resto d'Europa. Non possiamo tirarci indietro, non sono ancora chiari gli schemi attraverso i quali potrà essere assolta questa offerta di ospitalità, ma io credo che la Fondazione Arezzo Comunità sarà uno dei primi soggetti ai quali le istituzioni a ciò preposte, mi riferisco in particolare alla Prefettura, possono fare riferimento per il tema accoglienza. Fraternità dei Laici e la Misericordia d'Arezzo sono sempre state nei secoli le due sedi dove è stata realizzata la misericordia e l'accoglienza. In particolare, come governatore della Misericordia, riferisco che già molte persone hanno dato la loro disponibilità ad accogliere donne e bambini e già oggi abbiamo raccolto già quintali di generi alimentari e anche altri materiali che abbiamo indicato, quindi abbiamo avuto una risposta straordinaria. Chi vuole può venire in Misericordia e lasciare sia il suo impegno e anche il suo dono.